Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video chiacchiericcio anche oggi. E niente, madonna come si suda, allucinante. Dunque, questo è un video appunto per dirvi che sto benone. E vabbè, comunque, voi come state piuttosto? Io sto bene e nulla. Spero quanto prima di riuscire a star meglio, perché non stavo facendo cadere. Allora, prima di tutto, sì, sto bene, a parte quello, sì, sto bene, solo che non sono impazzita, se lo sto dicendo, chiedendo, è solo che con questo caldo qui non si può stare, quindi vabbè, no comment, e vabbè. C'è veramente troppo caldo. Si muore, ragazze, più di così. Già. E niente. C'è veramente troppo caldo, ragazze. Non so voi, ma io ho caldo da morire. Cioè, ho troppo caldo. Più c'è caldo, più si sta male. Ragazze, mi voglio bene. Sì, la so, i baffetti, me ne può fregare meno. Tanto tra un po' me li rifaccio. Già. E niente. Quindi, che dire di bello? Sono in questa canotta perché c'è un caldo, si muore appunto, e mi sto godendo tutti i vostri video. Ho messo il telefono in carica perché era scarichissimo, quindi vabbè. E niente. E nel frattempo mi è caduto il telefono per terra non so quante volte. Infatti è un po' ammaccato, ma non importa. Ops. E niente. Questo era tutto. Quindi voi cosa ne dite di fare altri video come faccio io, i video chiacchiericci? Soltanto so come ne farete, se fate solo video chiacchiericcio sì, ma make up oso, e va bene, io li guardo lo stesso, non per giudicare voi, perché so che siete bravissime a fare video chiacchiericci make up osi, va bene. E niente, dai ragazzi, adesso vi saluto. Ho tolto anche la cover perché sì, è un po' stuzzetta, ma anche ci posso fare. Non ho altre cover, ne vorrei prendere di nuove, ma devo andare da cinese a prenderle e non so se mio nonno me li prende. Vabbè, proverò a chiedere se ha qualche cover di quelle da coprire tutto il telefono per non stare a graffiarlo. A graffiarlo proprio, vabbè, sì, avete capito. E niente, quindi ragazze, ho espresso un desiderio, ho espresso un desiderio stanotte, perché ieri notte era la notte di San Lorenzo, va bene, il mio calendario c'è scritto Lorenzo Martire, però ho espresso comunque un desiderio che tanto so che non avvererà mai, ma pazienza. Non ve lo dico se non è un desiderio, non è un segreto, tanto poi se ci si avvererà lo saprete, ma vabbè, dettagli, niente, e nulla. Aspettate, ho espresso più di un desiderio, ma se non si avverano, pazienza, non importa, è importante la salute, quello che conta, altro le fesserie ne facciamo a meno. Cioè, e niente, cioè, oh,
pazienza che ci vuole con tutti questi video da fare. Sì, io ho voglia di fare video, però tutte le volte mi devo preparare un quaderno per sapere cosa dire e non li preparo mai perché, vabbè, non me la sento. Non ho dormito oggi pomeriggio e vedete che sono affonnata. Ma questi sono dettagli. Già. E niente. Dai, ci vediamo un altro momento. Ora stacco. Buongiorno, secondo clip di stamattina perché ieri era un'altra clip, oggi è un'altra. Come state? Spero bene. Allora, questo è un video appunto di videochiacchiere. Giorno dopo giorno sto facendo un videoclip, non so quanto verrà lungo questo video, spero che non venga troppo lungo. E niente, allora, vi trovate sul mio comodino perché non so altro dove mettervi. E quindi nulla, ho appena fatto colazione, tra un po' mi pulisco la camera e poi ovviamente mi accingo a pulirmi anche io, fammi una bella doccia e niente. Spero che questo video vi possa piacere, questi due clip di questi giorni e noi ci si vede dopo. Ah, innanzitutto rinnovo i miei saluti a tutti quelli che si sono iscritti e dopodiché vi dico già che mi accingo a fare appunto, rinnovo i miei saluti a tutti quelli che mi guardano, sempre se mi guardano perché non lo so, non ne ho idea. E ci vediamo dopo, dai. Iscrivetevi, attivate la campanella, se vi piace questo video mettete per appunto un like. Seguitemi su TikTok come Melania Beauty Make, Melania Beauty Makeup e su Instagram vi metto tutti i link qua sotto, i link, i nomi dei miei social network come Instagram, YouTuber, Melania trattino qua sotto e a dopo. Non avete idea di quanto sia sudata. Mi vedete tutta sudata, che la sono un bell'aspetto, ma è quello che ho addosso perché sia tra fare ginnastica e anche mettermi a, come si dice, lavare per terra, anche quella è fare tanta attività fisica perché ero un po' facendo questo movimento così, così, e vabbè, non sto scherzando perché la verità, quindi mi trovo tutta sudatissima alquanto. E niente, quindi praticamente adesso appena si asciuga mi devo fare una bella doccia, devo docciare, quindi non so se a voi capita di sudare così tanto, ma ho questo caldo, ho sudato parecchio, voglio non vuoi, ma sudi lo stesso, e vabbè, che ci vuoi fare? E niente, aspettate un secondo, ho dovuto mettere la televisione muta perché altrimenti mi fa copyright e non impari il caso. Comunque ho spazzato i tappeti, ho spazzato la mia casa, c'è cioè la mia camera e adesso come si asciuga per terra in camera mia nulla, mi cerco i vestitini, c'è cioè qualcosa di fresco e poi mi fare la doccia e vestire ovviamente. Vi farò vedere i miei soliti prodottini perché quelli uso e quelli mi vedrete sempre. No, non è più Beyoncé perché il Beyoncé l'ho finito. Non so se l'avete visto il video dei prodotti finiti, beauty review della mia recensione sui prodotti finiti. Ho terminato, come volete chiamare video, come Dio ben si voglia. Nulla, vi farò vedere i soliti prodotti che utilizzo. Quindi adesso non vi faccio spoiler di quello che vi faccio vedere, che vi starò per far vedere, però ve li faccio vedere a doccia fatta. Se mi riesce, se mi ricordo, perché con tutto quello che devo dire, fare, strafare, nel senso di combinare ogni volta che faccio una cosa, ve la voglio rivelare a voi. Condividere come se fosse un diario. Oddio mio, cos'è sta roba che vedo qui? Aspettate un secondo. Ah no niente, è un neo quello, non lo vedevo. Anche mia nonna a volte si stava preoccupando di sapere cosa fosse questo. Ed è un neo, vabbè, non guardate le sopracciglia che sono da rifare, perché così sono inguardabili. Sembra che non so cosa sembro, però vabbè.
Si vede, vero? Sono sudata. Lo so che si vede lontano un miglio, però vabbè. E niente. Quindi vi dicevo stamattina, nell'ultima parte, nella prima parte, scusate, nel video, che stai cominciando da ieri a oggi, perché questa è la seconda clip di oggi, registrata proprio stamattina fresca. Fresca per modo di dire, comunque. Stringiamo meglio. Allora, sì, appunto, mi sono svegliata che col fatto che volevo fare questo video, chiacchiericcio, però parlandovi delle cose che mi interessano a me, come non so se possono interessare a voi, però per fare la spicciola che ho deciso di condividere ogni cosa che faccio con voi, non solo sugli altri social network, ma a partire anche da questo motore di ricerca che si chiama YouTube, come suol dire. E niente, ragazzi, era per dirvi anche che appunto non vi faccio spoiler del bagno schiuma che sto utilizzando, tanto lo so che lo sapete, però vabbè. Non so manco come chiamerò questo videovlog barra checkericcio. Io non so, dico che liceo perché mi piace più dirlo, forse per quello, non ne ho idea, comunque vabbè. Adesso tra poco si asciugherà appunto il pavimento, poi che dire, mi devo docciare, prima di docciarmi preparare quello che devo mettermi addosso perché è essenziale, quello che devo mettere addosso non voglio sembrare una straccione scappata di casa. E quindi no, poi a parte quello, voglio, anzi, non voglio perché voglio, non si dice che esiste solo nella corte del re. Vorrei usare qualche mettermi, indossare qualche vestitino che mi faccia sentire uno più fresca, due, senza che devo per forza morire di caldo come ho fatto fino adesso. Spazzando, lavando per terra, tanto spolverare l'ho fatto avanti ieri. Oggi mi è bastato solo spazzare, spolverare e sbattere i tappeti. E appunto, come suol dire, come ho detto, fino adesso ce la posso fare. Ce la posso fare, ragazze? Non lo so. Come ho detto, appunto, fino adesso cercare di far asciugare per terra se ce la faccio. Non lo so. Già. E niente ragazzi, stavo guardando la TV, so che cos'è? Su Rai 1? Sì, mi sa di sì. Vabbè, lascio Rai 1 perché adesso che ore sono? Le 9:11, sì, le 9:11. E non ho ancora forum con Barbara Palombelli, non c'è perché alle 11 inizia, ma manca, non so se manca mezz'ora, un'ora. Io con la matematica e l'orologio non sono tanta, se non è che guardo da qua, sì, perché mancherà. Prima, vabbè, lasciamo fare la matematica. Io ve lo dico che in matematica non sono il massimo. Tipo l'orologio non lo so leggere dal polso, ma bensì dal telefono. Sì, lo so che è una vergogna, perché sembro un'asinella quando dico queste cose, ma è la verità. Io l'orologio dal polso non lo so leggere. Se è un orologio normale, quelli classici, sono proprio dannata, proprio allucinante. Sono fregata in alto mare perché. Non ci riesco a leggerlo. La sveglia, la vedete questa sveglia di qui? Questa, sì, proprio questa qui. Non so come si legge. Lasciamo perdere, voi direte cosa? E perché non la sai leggere? Perché io ho imparato, ho provato, mi hanno insegnato come si legge, ma bando alle ciance, stringiamo che è meglio, perché sì, lo so, voi direte, non dire fesserie. Perché non esiste che non so leggere la sveglia. Raga, è la verità, non so leggerla. Se non è una sveglia robot di quelle che c'è scritto per esempio 18.00, che sarebbero le 6, oppure le 19.00 sarebbero le 7, quello sì, così la so leggere. Se le fate in maniera appunto classica, 9, non riesco a leggerla, non lo so perché, non sono più stata abituata a leggerla in maniera classica, eppure sarebbe facile, ma io così non ci riesco, non è una colpa, è una stupidità delle stupidità, però è vero, si può imparare, ma non c'è verso, non ci riesco ragazze, non è colpa mia, però
Potrei farlo, potrei cercare di ampliare un po' di più la matematica, la matematica, ma non ci riesco. Con la matematica a orologio, anche quella lì dovrei praticarla e cercare di metterla in pratica, sì, appunto, e impararla, ma anche lì è un patatrac perché non ce la faccio. Ah, se vedete quella foto lì, dietro le mie spalle, non è mia madre bambina, è mia madre da grande, è donna. Lì è una donna, mia madre. Quindi se qualcuno pensa che è mia madre lì, chi è quella bambina? Non è bambina, ma ha la chioma da donna. Quindi chi ha detto che è una bambina, non è una bambina, ma è una donna. Quindi quella è mia madre quando era in una barca di militari, vabbè, Champetra. Non voglio mettere storie che non c'entra niente in questa foto, però è così. E niente, la vedete? Sta foto? No, non so se si vede. Sì, è questa qua. Questa qui è la foto di mia madre. E niente, vabbè, a parte queste ciance stupide che vi sto dicendo. E sì, ragazze, questo è quello che volevo dire fino adesso, che finalmente sto cominciando a fare video di pulizia. Vabbè, questo non è un video vero e proprio di pulizia perché vi sto raccontando quello che faccio, ma non ve lo mostro perché, raga, sarebbe un video troppo chilometrico. Io poi con i tagli non sono capace. Aspettate un attimo che vi levo. Allora, vi tengo in mano. Vi stavo dicendo praticamente che non sono capace tanto a tagliare i video, poi le ripetizioni sono tante, poi devo ripassare più volte con lo straccio qui e quella e nulla, praticamente è un casino di prendere col cellulare o dove si va e ovunque si va col bastone del selfie o addirittura col cavalletto. È una vera impresa cinematografica fare queste cose. Oggi ci ho provato a fare il video pulizia, cleaning home, o come si dice, non lo so, vabbè, cleaning, come si chiama quei video di pulizia? Sì, quelli, clean with, non lo so, comunque ci siamo capiti. Penso che voi mi abbiate capito alla svelta pure. Scusate, ma sto guardando. Ah, che bello, il mio telefono mi sta già abbandonando, vabbè, capite, va. No comment. No, vi dicevo dunque che io purtroppo, non avendo tutte queste agevolazioni di come potervi riprendere mentre faccio le pulizie, è un caso perso io, perché no, voi direte no, ma che caso perso? Gli anni passati lo facevi video di pulizie. No, ho sbagliato, gli anni passati facevo video ASMR, ma video di pulizie non l'ho mai fatto in vita mia. Quest'anno ho cominciato a fare video di pulizie. Però mi sto trovando male perché non so mai come mettere, come impostare come si chiama? La cinepresa, non mi viene il termine. Quindi ogni volta che devo postare la cinepresa e come dire, insomma, non il focus, ma bensì le inquadrature, ecco, non mi arriva manco questo di termine, già siamo belli ridotti o che siamo a posto. Come devo impostare appunto le inquadrature è tutta una impresa ardua. Perché? Voi direte, perché è proprio ardua per te? Perché ogni volta devo vedere come spostare il cavalletto. Ogni volta devo vedere. Allora, in bagno non posso farvi riprese, già l'ho fatta una volta e sono venuti di cacca. Scusate il termine, ma ci sta. Non è venuto benissimo, non era bellissimo il video. L'ho ripreso in bagno perché il cavalletto, non avevo il giusto cavalletto ed è uscito proprio, per carità di Dio, ce l'ha messo le mani e i capelli. Ma va bene, se volete guardarlo, casomai o ve lo linko qui o in basso nell'info box. Ma tanto è venuta una schifezza. Vabbè, Champetra che meglio. E nulla, quindi appunto le inquadrature, devo sapere come metterle, perché se metto delle inquadrature che per carità non si capisce nulla, non me lo guarda nessuno, perlomeno me lo guarda solo per dirmi: ah, ma tu qua, ma tu là, ma tu come fai questo, come fai quell'altro. Vabbè, criticate quanto volete, ma io le inquadrature non le faccio bene. C'è chi le sa fare a regola d'arte, io non sono capace. E allora, praticamente
Pazienza, non è un problema mio se le inquadrature non sono belle. Purtroppo io non riesco a fare delle inquadrature proprio a livello cinematografico. Cinematografico, sì. Sì, ci vorrebbero delle inquadrature, dai, delle inquadrature fatte bene. Io non sono proprio una professionista, la faccio per hobby, per passione. Chi lo vuole prendere bene, così come mi esce, altrimenti non so cosa dirvi. Quello è un po' il mio problema, ma il vostro più grande problema è dirmi dove sbaglio e cosa sbaglio. Ecco, tutto lì. E questo è il mio problema, sapere dove sbaglio, e anche il vostro, dirmi fai così, fai colà, che il tuo canale potrà migliorare. Va bene, se me lo dite, scrivetemelo. E non mi dite che va bene perché tanto lo so che alla fine lo dite per farmi contentino, ma vabbè. Tanta chiacchiera per nulla, perché alla fine la sostanza è sempre quella. Non volete aiutare, mi arrangio da sola, anche se rimarrò sempre lì. Non mi interessa neanche di crescere, potrei crescere, ma vabbè, non lo so. Comunque, niente. Ciao. Ora cambio braccio perché mi si sta troncando la spalla, non so voi, ma quando faccio i video così, boh, aspettate un attimo perché... Allora, no, rimetto questo qua perché mi si sta spaccando la spalla. Allora, ed eccomi, ho dovuto per forza rimettervi attaccati, incastrati al bastone del selfie perché mi si sta facendo male questa parte qui della spalla, quindi vabbè, niente. Stringiamo che è meglio, che sta diventando abbastanza lunghetto e sì, mi sto divertendo molto a fare questi video, però appunto, come vi dicevo, per le inquadrature sono pessima perché non sono capace, quindi non so cosa potrà venire fuori da sto video perché appunto è sempre la stessa cosa, ragazze. Per le inquadrature ci vuole un vero e proprio professionista, perché altrimenti non c'è trippa per i gatti. Devi saper gestire bene una cosa quando la vuoi gestire e se la vuoi portare avanti, altrimenti niente, di fatto niente da fare, appunto. No, io parlo per quelli che creator, oppure per quelli che fanno video su YouTube, creator di YouTube. Molti sono bravi, ma alcuni si salvi chi può, perché non è sempre bello quello che riescono a fare. Ce ne di molti più bravi, non so adesso. Io voglio citare una persona in particolare ed è Conci72, mi pare che si chiama. Come si chiama? La regina di... No, vabbè, aspetta, sto sbagliando. Vabbè, Conci comunque, Conci, adesso non mi ricordo come si chiama, comunque. Una youtuber che ogni tanto seguo perché non tutte riesco a seguire perché il tempo vola e non è solo perché il tempo vola, perché purtroppo a me i tempi per vedere i video sono ristretti in quanto faccio anche altre cose, non guardo solo YouTube. Mi trastulla a fare altre cose, ma nel frattempo mi guardo YouTube, lo lascio da una parte, scorro il video. E mi faccio anche altre cose, ma nel frattempo vi ascolto. Non è che sto sempre con lo schermino davanti ai miei occhi, no, faccio altro, ma vi seguo con molta costanza e volentieri. E vi stavo dicendo, per l'appunto, stavo seguendo Concetta, che non mi ricordo il suo canale, ma sempre se riesco e se mi ricordo, soprattutto ve lo linko qui sotto nell'info box. Che è una bravissima youtuber e sa fare veramente delle bellissime, straordinarie inquadrature. Lei dice di no, ma io suppongo che invece lei dica, non lo so, non voglio dire fesserie, ma che non dica la realtà, perché lei dice io non so se sia brava, se sono qua, se sono là, se faccio, perché non faccio tutte queste visualizzazioni. Io dico che ne ha visualizzazioni più di me perché le inquadrature sono fenomenali e quando dico fenomenali non mi sbaglio. Quindi brava Conci, continua così che vai avanti per la tua strada e sei brava. Io non lo so perché si lascia andare le cose più piccole, perché è veramente molto brava, sa il fatto suo, le inquadrature sono perfette, sono
proprio a regola d'arte, ce ne fossero come lei, anche un po' come si chiama? Un po' precise, abbastanza precise, ma ben fatte, diciamo. Come anche quell'altra youtuber, come si chiama? Di tutto un po', ma quella è la maestra delle inquadrature, è bravissima quella. Come ha detto, un video va fatto bene, digerito, partorito, tutto quanto, va fatto a regola d'arte. Se un video è fatto col sedere davanti alla telecamera, che non si sposta di una virgola, raga, non è un video fatto bene, grazie, ci dà proprio da scappare. Quindi io vi dico ragazzi, quando volete fare video, sappiate quello che state facendo e non fate schifezze. Ve lo dico da non creator, perché voi direte, ma perché dici che non sei una creator, non sei una youtuber? Perché una youtuber è quella che ha 1.000 iscritti, più di 1.000 iscritti. Io mi sento piccola, piccola, piccola ancora. Come si dice a Maddalena, qui in Sardegna, ne devi mangiare i panini prima di crescere, prima di fare video, prima di arrivare ai 1.000 iscritti. È vero, panini vuol dire devi farne di strada prima di arrivare ai 1.000 iscritti. Ho voglia fare tanti, 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 tanti video. E io sono da quella parte là, che ancora prima ce ne vuole, ce ne passa d'acqua sotto i ponti. Lo so, lo sto ripetendo in 1.000 modi, come si vuol dire, in tutti i laghi, in tutti i mari, in tutti i fiumi. Però è la verità, ragazze, se uno non si mette d'impegno e non è costante nelle cose, ciao proprio, non ci siamo. È la verità. E niente, ragazze. Quindi adesso vi faccio vedere, vi spoilerò le cose, no? Poi non c'è verso, mi sa che la doccia me la faccio dopo in privato, off camera. Vi chiudo qua il video, vi saluto perché mi sa che il video si sta prolungando troppo. E niente, quindi ieri. Cosa che io ho visto? Mi volevo vedere. Ah sì! Carta, come si chiama? Non carta bianca. Zona bianca, vi ho visto ieri. Zona bianca con Giuseppe Brindisi. È stato bellissimo quel programma. È bellissimo tutto quel programma. Parla di tante cose dei problemi dell'Italia, appunto. Vero? E vabbè, lo so, è un talk show che. Non a tutti può piacere, come non a tutti può piacere certi canali YouTube. Così è come la televisione. Come diceva Clio, se non ti piace l'uno, cambi verso il due, se non ti piace il tre, così via. Vabbè, cose scontate, ma vere, veritiere. Comunque, a parte questo, mi sto guardando Zona Bianca ieri. Non ho seguito tutti i discorsi perché dopo sono crollata, ero stanca, avevo sonno. Però ho parlato di tante cose molto giuste e vere, luce, gas, che la gente non ce la fa più andare avanti né con pranzo né con la cena, ma questa è la verità. Poi, vabbè, parlate di altre cose che vabbè, per altri possono essere, cioè per Mario Giordano, perché anche Mario Giordano fuori dal coro ne dice di cose veramente vere. E niente, non sto qua a parlare di politica perché non può interessare, basta, mi fermo qua, però ci siamo capiti dove volevo arrivare, che non tutti può fregare cosa dice, appunto, voi direte adesso cosa ti stai riferendo? Ad esempio, hanno parlato ieri di, che ne so, di come uno fa la spesa, questo e quell'altro, cioè questo e quell'altro, come uno fa la spesa. Di quanto è aumentata la spesa, della tassa della luce, dell'acqua, la spesa alimentari, i viveri sarebbero tutte queste cose qua, o anche altre cose che adesso qua non sto rivelando perché appunto sta diventando troppo lungo il video e non vorrei mai che vi seccasse, vi scocciasse, appunto, non so come si dice, ma la teoria è questa. E nulla. Per dare un senso logico a questo video, io vi sto dicendo che non c'è bisogno di troppe. Di parlare sempre di politica, perché questo non è un canale di politica, ma un canale di make-up, beauty e casa, cura della persona, cura della casa, anche se a volte ve la racconto, non vi faccio sempre vedere quasi le stesse cose come facevo negli anni passati, perché io mi ricordo che era così. Comunque,
Chiudo il video, anzi lo stoppo, e ci vediamo in un secondo momento per mostrarvi con cosa mi lavo. Tanto alla fine ho capito che ve lo faccio vedere prima, perché io ne ero sicura che alla fine avrei fatto diversamente, ma va bene così, a dopo. Allora, ragazzole mie, siamo in bagno, si è stoppata la registrazione, quindi mi tocca di rifare tutto da capo. Yeah, fai! Allora, come primo prodotto, solo per lavarmi il corpo ovviamente, utilizzo questo qui della Vidal. Voi direte, come? Beyoncé? Beyoncé lo devo ricomprare, ma adesso neanche ci penso, perché oramai ho questo sotto mano e uso questo, vedete? Bagno doccia, appunto, bagno shower, camellia e ambra, body wash, idrata e rigenera, sensual, no, come diavolo è? Sensual Touch, oddio, non riuscivo a parlare. Vabbè, Sensual Touch ed è veramente molto molto buono. È una promozione che paradisiaca a dir poco. Ragazzi mia, va bene. Ok, ragazze, io adesso vi saluto perché il profumo andrò a metterlo dopo di questo, se ne ho voglia, se no neanche mi metto il profumo, ma il profumo direi di metterlo, poi prima di mettere il profumo mi metto questo fissa perché ho le ascelle che mi prudono da morire anche dopo la doccia. Voi direte, come mai? Perché? Perché? Perché per il semplice motivo che questo Fiss & Baby, no, aspettate, le ascelle mi prudono per il motivo che mi frizzano, non lo so, forse il rasoio mi ha un po' irritata. Cosa faccio? Contro l'irritazione da rasoio e da ceretta uso pasta alta protezione della Fiss & Baby, che sarebbe questa qui, molto buona, calma, come si suol dire, placa, quella poca irritazione mi rimanda il rasoio, con ossido di zinco, calendola e vitamina E e F. Questa qua, buona, non male. 100 ml di prodotto per un paio di 12 mesi, top. Quindi, dopo di questo, dopo la doccia, uso questa sotto le ascelline. Borotalco, no, borotalco, cosa dico? Allora, come deodorante, sto utilizzando questo, ma se ho un prurito o fastidio sotto le ascelle, anziché usare Dove, roll-on o come si chiama, stick, per queste stick, vedete? Aspettate, vi faccio vedere, ma credo che l'abbiate capito. Sì, è stick questo. Anziché usare lo stick utilizzo questa perché almeno questa mi lenisce un po' dal fastidio e irritazione del rasoio, ragazze. Poi appunto vi rifaccio vedere questo lo utilizzo. Allora, la crema idratante non la sto più utilizzando perché voi mi avete consigliato nell'ultimo video di, che ne so, di usare la crema idratante, però la crema idratante mi brucia, non so cosa c'è, ma c'è una pelle che sembra che sta uscendo dall'inferno. Come devo dire, mi sta strizzando troppo un po'. Questo caldo sta diventando fastidioso. Boh, vabbè, non commento. Comunque, proverò a mettere una crema qualsiasi, o questa, o la Pupa. Quella della Pupa è molto buona. C'è una camera, una scaffale a fianco ai pennelli. Quindi o metto questa o la Pupa, vediamo. Questa è l'avocado crema corpo, per appunto. Quanti per appunto ho detto, contateli. E nulla. Questa mi piace da morire, però boh, non saprei. 350 ml di prodotto. Millimetri, sì. Niente, vi farò sapere a tempo debito, come suol dire, dopo altri video chilometrici come questo. E noi ci si becca appunto a un prossimo video, perché per adesso io tra poco mi faccio la doccia e poi, perché no, mi cerco un bel vestitino fresco prima di farmi la doccia, prima di farmici la doccia, prima di docciarmi, mi cerco un bel vestitino fresco, sempre se lo riesco a trovare, ma perché non dovrei riuscirci. E scusate se mi intertaglio, ma il caldo mi ha proprio mi ha proprio dato la testa, ma ci sta, perché se c'è caldo dovremmo stare calmi, ma io non sto caldo. E niente, mettete un bel like se vi è piaciuto questo video, e perché penso che sia lungo una quaresima, ma va bene. Comunque, like, commento,
Anche se volete un cuoricino, quello che vi sta bene a voi, un fiorellino, quello che, campanellino. A proposito, attivate le notifiche di YouTube se vi interessa seguire questo canale. Ciao, buona giornata a tutte e alla prossima. Ciao!